Quando si tratta di trovare avventure grafiche, sapete che io adoro cercare anche le più sconosciute, e quella che voglio presentarvi è una che è stata rilasciata nel 97, realizzata dalla Smoking Car Production, che nome strano, e posso dirvi che forse è una delle avventure grafiche più sottovalutate degli anni 90, perché non conosco nessuno che l'abbia mai provata. The Last Express. Ovviamente, come di consueto, bisogna guardare la trama. Allora, siamo nel 1914, poco prima dell'inizio della Grande Guerra, sull'Orient Express. Noi siamo il medico americano Robert Catt, che è ricercato dalla polizia per aver aggredito un poliziotto inglese. Anche se a quanto pare, ci pare che lui l'abbia aggredito perché era un terrorista, pare. Salta su questo treno dopo aver ricevuto una lettera dal suo migliore amico Tyler Whitney che è salito su un treno che lo stava portando a Parigi. C'è scritto ovviamente eh, su questa lettera che viene informato Kat che ha fatto una scoperta interessante e chiede una sua consulenza. E vi dico solamente che la storia è molto articolata e tesa, a tal punto da essere quasi ai livelli di un romanzo di Agatha Christie. Passiamo alla grafica come prima cosa. Allora, che vi devo dire? Che graficamente, per essere un gioco del 97, ancora oggi sicuramente riesce a essere molto appagante, perché come vedete ci sono ambientazioni in un misto tra un disegno animato 2D che ricorda a tratti un po' Broken Sword e a tratti alcuni fatti in un 3D, certo un po' anni 90, ma ancora molto buono. Mi ricorda tantissimo un po' quello che ho visto nel videogioco Amazon che era uscito nel 1999, cioè due anni dopo. E ci sono anche addirittura fotogrammi fatti con foto vere e proprie. E tutto sommato sono buoni queste cose. Poi i personaggi, come notate, non sono attori realizzati in 3D, ma disegnati a cartone animato. E volete sapere la cosa veramente interessante: che tutti questi personaggi, nel loro design e nelle loro animazioni, ci sono tanti che sono un po' scattosi, ma non per via della connessione, perché sono stati fatti così, e alcuni sono realizzati con uno stile, diciamo, molto cartunesco anni 90 cioè roba un po, un po tipo il cartone animato di 10 ve lo dico già e sapete perché? per il semplice fatto perché molti di questi personaggi sono attori che erano stati imbalsamati potrei dire con un trucco molto particolare per dare l'impressione che fossero più veri possibile e soprattutto qua è stata utilizzata la tecnica del rotoscopio per far credere che sia tutto quanto in un ambiente reale. Insomma, graficamente è un gioco che sicuramente ancora oggi si dimostra molto buono. Sonoro, che vi devo dire? Allora, da un lato abbiamo una buona quantità di effetti sonori che cercano di. Farci sentire il più possibile immersi in questa atmosfera eh, da inizio Novecento. Però non crediate che ce ne siano pochi, ce ne sono tanti, quasi ai livelli dei giochi contemporanei. Poi, per quanto riguarda musiche di sottofondo, ci sono tantissimi brani originali che riescono a rendere questa atmosfera molto tetra e cupa e con un pizzico di noir degno proprio di un film noir degli anni 40 e poi musiche di sottofondo sono eh, diciamo sì come vi ho detto originali ma abbiamo forse solo un brano originale che non è stato composto solo per il, per il gioco sarebbe la sonata per violina e pianoforte in la maggiore di Cesar Franck che Sinceramente non l'ho mai sentita, però so che c'è in questo gioco, quindi c'è. Doppiaggio. A me non mi è capitato di sentirlo, però tutto sommato c'è. Ecco la giocabilità. Allora, questo Last Express, l'avete capito che cos'è? Praticamente è un'avventura grafica a punte clicca, molto investigativa, perché se avete giocato a giochi un po' tipo Siberia o anche Amazone o Sinking Island che vengono molti anni dopo. Praticamente è quasi la stessa cosa. Dovete girare su questo Orient Estress, trovare gli indizi che vi serviranno per capire perché il vostro miglior amico Tyler Whitney è morto. E scoprire chi è l'assassino. Anche se dovete cercare di non farvi beccare. Eh, posso dirvi che rende l'atmosfera molto intrigante, difficile e sicuramente interessante, ma questo gioco ha per caso qualche novità rispetto a tante altre avventure grafiche che verranno dopo nonostante lo schema di gioco sia ultra-collaudato? Sì, posso dirvi che facendo una bella partita lunga, posso dirvi che eh, qui abbiamo la possibilità di stare attenti a ogni più piccolo dettaglio perché basta che vi sfugge un piccolo dettaglio, un piccolo indizio e siete fregati. Poi, altra cosa interessante è che se per caso nel gioco qua scorre un minuto, è come se è passato un minuto qui nella vita reale, quindi è collegato all'orologio del vostro computer. Un gioco che sa essere interessante, ma anche difficile. Perché io ho visto che questo titolo non è facile da portare a termine, soprattutto se non siete patiti delle avventure grafiche. Se volete completarlo. Con calma e parsimonia ci vorranno 4 ore circa, e non è facile trovare tutti l'inizio, a meno che non siete un esperto e potete finirlo in meno di 3 ore. Quindi, consigliato? Assolutamente, soprattutto visto che è un gioco che non conosce nessuno. Poi, se volete provarlo, esiste solo per PC Windows, MS-DOS e Mac OS. Quindi, non avete scuse per evitarlo.